Beh ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su ZioSivert. Oggi in Mogol, finalmente andiamo al centro commerciale, quest'area gigantesca piena di insidie e bestemmie. Vediamo un po' cosa bisogna fare. A memoria dobbiamo, in poche parole, andare in giro e trovare tutti i negozi che ci presenta qui. Non so dove sono, non lo ricordo, quindi andiamo molto alla cieca. Con il nostro Valo, il nostro uccidere cecchino, speriamo che vada per bene il tutto. Urca, ho sbagliato, non volevo fargli fuori quelli. Mamma mia, la Crimson. No, purtroppo sono nostri alleati, quindi quei ho ciccato in bomba. Non so se a questo punto conviene farli fuori oppure no. È una bella domanda. Una cosa interessante è... La Crimson adesso è mia nemica in questo raid? Oppure solo quei tizi sono miei nemici? Noi proviamo ad andare lontano, a non combatterli. Vediamo se riusciamo a scamparcela. Potrei ucciderli, ma voglio evitare per adesso. Il problema di questo posto è che dentro è un mix di persone corazzate e mostri. Quindi non so bene con che... munizione entrare. Vado con le BP, quelle perforanti, quelle penetranti. Vediamo se è la scelta giusta. Mi fanno un po' paura comunque i cacciatori eccetera che possiamo trovare qui nei dintorni. Un P90. Quella è un'arma che voglio da un bel po' di tempo. Poi vedete come hanno equipaggiamento top. Una granata, ottimo. P90 anche decente come durability. Qua c'è un'entrata, penso, nel parcheggio. Esatto, qui è il parcheggio, che non è proprio il top dei posti da cui entrare. Tanti cadaveri, un cacciatore ucciso. Non so se ci sono mostri, probabile. Non entro mai da qui, anche nell'altra serie non sono mai entrato dai parcheggi, credo. Diciamo che turbano parecchio. Sento dei passi, probabilmente qualche mostro. Blink. È eliminato. Dovrebbe esserci entrata da qualche parte. Qui ci sono uffici, cose varie. C'è un extraction point laggiù. Interessante. Non ho mai trovato. Sicuramente è pieno di loot in questo posto. Me lo ricordo molto bene. Questa zona penso non averla mai esplorata, sinceramente. Quindi tutto è molto nuovo anche per me. Ah, qui ci vuole una chiave per questo punto di estrazione. Interessante, però non sapevo dell'esistenza di questo luogo. Quindi dobbiamo trovare una keycard per estrarre. O forse bisogna... L'ha detto non ho la chiave, quindi non c'è un tasto da premere o qualcosa del genere. C'è solo da trovare la keycard da qualche parte. Però di qua dovrebbe esserci anche un'entrata. Di più di ghoul, c'è probabilmente un'infestation. Passiamo all'SP5. E i BP non sono il massimo contro carne, diciamo. L'entrata è di qua comunque. Qualcosa da giù, era un ghoul. È pieno di mostri qua, che è una cosa assurda. Mamma mia, via 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 via. Dov'è? L'entrata di qua non è per niente la cosa migliore da fare. Prima di andare a gambe, piuttosto usciamo. Andiamo dall'altra parte, perché qua veramente è solo morte e distruzione. Rumori. Ok, qua già si ragiona un po' di più. La farmacia è di qua. Investigate, abbiamo trovato già un luogo per la quest. Ricordiamoci dove sono, perché sono utili anche per noi nel caso abbiamo bisogno di lootare magari medicinali, cose di questo genere. Madonna. Mi ha colto nel momento in cui ho ricaricato. E mi stava per fregare. Non so se andare di qua oppure di qua. Ma continuiamo ad esplorare da questo lato. Vediamo cosa c'è. Mi ricordo qualcosa, non tanto. Di qua mi pare ci sono delle casse da lootare. No, di là si va dall'altra parte. Ho vaghi ricordi di luoghi qua vicino a queste entrate sud, diciamo, piene di casse da lootare. Infestazioni, cose carine da distruggere. Bella gittata e Val però, mamma mia. Non male. Un po' di luce in più, che non guasta. Abbiamo lo suo MP, allora, tutti ammo penetranti, quindi comunque costose. Un gem? Addirittura, qual è la qualità? 67%, come mai così bassa? No bueno, no bueno. Se l'UMP ha la qualità durability migliore della nostra arma principale adesso. Non va mica bene questo. Bisogna stare attenti a questo dettaglio perché può essere una bestemmia. C'è Swarovski. C'è il nostro Swarovski. Qui dovrebbe esserci qualcosa da lootare, esatto.
Ottimo, sì, questo non mi deve succedere. Purtroppo non posso farci granché. Magari in questo raid frustiamo la zona sud e poi per il resto torniamo con un'arma riparata nel prossimo raid. Vediamo. Qui ci vuole una chiave. Una chiave, interessante. Liu Zhu. Per adesso abbiamo trovato due posti di quelli che ci interessano. Tre posti, ottimo. Sicuramente qualcosa nel lato nord dove ci si bestemmierà. Allora, questo mi ricordo che è pieno di loot qui, esatto. Ci sono delle casse militari. Niente di assurdo, comunque possiamo sempre trovare degli attachments qui se servono. Pensavo mi avesse visto, perciò ho indietreggiato, invece no. Vediamo un attimo la quest, perché sono curioso di capire. Ci manca Abibas e Woody Pub. Questi siano tutti luoghi lato nord. Qui continuiamo che sia pulito, così abbiamo le spalle almeno libere in parte. I mostri saranno qua dentro, da quello che sento. Gemmato. Bruttissimo gem. Preso, fortunatamente. Ma purtroppo quest'arma che gemma non è per niente la cosa migliore. Quindi secondo me ce ne andiamo pure adesso. Vediamo cosa aveva questo e poi ce la svegliamo e torniamo dopo. E qui si trovano cacciatori negli angoli più oscuri, dove non te lo aspetteresti, è una cosa assurda. Ok, direi di andare al punto di estrazione. Sono tutti a nord e ad ovest, quindi bisogna per forza uscire da qui. In realtà siamo messi anche bene da quel punto di vista. Ci muoviamo. Penso convenga andare a nord, siamo un po' nel mezzo tra i punti di estrazione. Raid abbastanza silenzioso in realtà. Non abbiamo visto troppi combattimenti. Chiaramente dipende un po' anche dalla casualità della questione, ma spesso preso di infarto. Fortunatamente anche lui non poteva passare di là. L'avrei fatto fuori, però per un momento ho temuto per il peggio. Cinghiale qui in mezzo, comunque la bastardata, diciamola tutta. Comunque dai, buona la prima, adesso ci torniamo subito però, perché bisogna continuare con la quest. Sto usando il P90 che è fantastico, ma madonna mia, è praticamente un cannone quando spara, ha un inculo pazzesco. Dei lupi qua in mezzo non me li aspettavo, ma ok. Questo parcheggio è strappino di macchine, non si capisce mai dove si può passare, dove non si può passare. Crimson Guard, Corporation, perché? Oh lì, là c'è un gigante e già non ci piace. Quello muore. Porco Giuda traitore, guarda, una cosa assurda. Una cosa assurda. L'armatura fortunatamente regge. Facciamo un po' i furbi. Insomma, me l'ha fatto un po' pagare la furbizia il tizio. Me l'ha fatto un po' pagare. Non abbiamo neanche la cura per le ferite. Ma muori. Maledizione, oh. Mamma mia, l'armatura ha retto, dai. Quanti proiettili abbiamo però? Non troppissimi, non troppissimi. Gli spari in lontananza, qui non c'è nulla, proseguiamo. Cacciatori e ghoul. Quanti ghoul c'erano là sotto? Mamma mia. Passiamo alle penetranti. Ok, non sono... Porco Giuda, sto dando shotgun. Li avete fatti fuori tutti, bravi. Se sarei anche bravi in due, lo shotgun va salvati. Poi sono arrivato io, ho rovinato la festa, giusto? Vediamo se hanno dei medicinali. Sono una band, il resto è noia, maledizione. Un altro? No, basta, Porca miseria! Basta! Quanti ce ne sono di sti cosi qua dentro? Una cosa che possiamo fare è sfruttare le mine che abbiamo dietro con noi per far fuori quel coso. È una cosa che voglio fare, che finché rimane in giro quello è chiaramente una minaccia. Tra l'altro abbiamo anche poche munizioni, mannaggia la... No, il mostro dovrebbe essere lì, in teoria. Quindi... devo mettere qui la mina. Mettere qui l'altra mina. Prima volta usiamo le mine, vero? E adesso gli diamo la caccia. Chiaramente non devo andare sopra la mina se lo schiattiamo male. Eccolo. No, lasciami stare. Bastardo. Sulle mine non ci vai, infame. Mamma mia. Mina presa,
Vai, via, vai. L'ho fatto con la mina, mi ha aiutato parecchio quella mina, penso. Che gli ho dato molti mini proiettili prima di ucciderlo. Ottimo, non so se posso disinnescare l'altra mina, non so neanche se voglio rischiarmela. L'altra non la vedo neanche più quella mina, perché non la vedo? Era qui, era più avanti, no, che era giù. Una è esplosa e non la vediamo infatti. Posso spararla la mina? No, non posso. Disinnescarla si può. Non voglio scoprirlo neanche, quindi lasciamola lì per adesso. Qui non c'è nessuno, mi pare di vedere, però c'è una cassaforte. C'è anche un boss qui, una specie di killa di Tarkov che secondo me fa anche un male cane, quindi per adesso lo evitiamo. Ah, finalmente si vede qualcosa in più, mamma mia, il tempo fuori che influenza dentro in quel modo, veramente mi stavo uccidendo. Porco Giuda, guarda i ghoul. Sono nemici deboli, ma non sono in massa, veramente può essere la fine. Tra l'altro abbiamo veramente poche munizioni, quindi... sto un po' bestemmiando dal punto di vista. Forse dobbiamo concentrarci di nuovo sull'hideout, visto che è da un po' che non ci stiamo lavorando sul nostro nascondiglio per avere i bonus e quant'altro. Qui non vedo nulla di serio. Magari nella weapon tier box qualcosa si trova. Non pare. Munizioni decenti, ma... noi comunque bisogna che completiamo la missione, giusto? Quindi... oh, qua è uno dei luoghi che stavo cercando. Vediamo se c'è un po' di cibo, perché ne abbiamo bisogno, più o meno. È Marie, fantastico. È il boss, porca miseria, è il boss, boss. Madonna, mi ha fucilato quasi. Mi ha quasi fucilato. Porco Giuda. Oh, mi ha beccato proprio lì nel... eccolo lì. Mi ha beccato nel dannatissimo choke point. Lo vorrei tanto combattere, ma secondo me è impossibile da sconfiggere al momento per me. La domanda è dov'è? No! No! Mamma mia! Lotta di stun grenades. A noi due, bastardo. No, cavolo, ho calcolato malissimo la granata. Maledizione. Proprio a capire come far fuori quel ceffo, perché lei mi ha assicurato perché ho sbagliato io, però porca miseria se c'è una mira assurda. Secondo me una cosa che manca a questo gioco è un sistema di copertura. Cioè questa magari è una barriera di quelle, un New Jersey, di quell'incemento classico. Io da qui dovrei riuscire ad avere uno scontro a fuoco e rimanere in copertura. Magari un colpo sì e due no mi colpiscono. Invece qua è tutto un giocare dietro la copertura così. Ma in quel caso non so, diventa scomodo. Quindi secondo me la mancanza del gioco è proprio un sistema di copertura. Lo avrei preferito piuttosto a dover sempre riposizionarmi o cose del genere. Niente, abbiamo armatura a livello 3 adesso, quindi non è proprio il massimo per scontrarci con Kiba. Questo giro a K con abbastanza munizioni, spero. Il P90, non lo so, non mi ha convinto parecchio, tanto di culo, poca potenza. Sono rimasto un po' deluso. Un silenzio assordante in questo raid. Non ho neanche l'arma silenziata. Dannati tavoli. Ecco, vedete anche qui. Perché un tavolino mi copre la visuale? Cioè, non ha senso quella cosa, onestamente. Ma Kiba, in teoria, sta nel suo negozietto di armi qui a sinistra. Non penso venga fuori da lì. A meno che non venga, tipo, come dire, sollecitato. Ok, Woody Pub. Abbiamo completato la quest, credo. Ci manca solo il negozio Adidas, Abibas, chiamatelo come volete. Che non so ancora dove sia. Lo avevo visto, lo stavo aspettando con ansia. Ah, ancora tu! Niente, oh, niente, raga. Niente, ci mancava solo questo che ti fa un male cane senza l'armatura livello 5. Bruttissimo colpo, bruttissimo colpo. Riproviamo a tornare a Maul. È una mappa che sta dando, ci sta mostrando che è difficile, che ci sono nemici di un altro livello. Non è facile come le altre mappe muoversi laggiù. Va bene, recupereremo un po' di soldi da parte, ne ho per un altro loadout, ma che vada, farmelo un pochino senza registrare prima di tornare a Maul. Vedremo un po' come mi girerà. Detto questo, vi saluto e ci vediamo nel prossimo raid o nel prossimo video. Ciao!